Professore, lei è stato tra gli accompagnatori dei ragazzi che sono appena tornati dal CERN di Ginevra. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza stupenda, meravigliosa. Veramente ringrazio prima di tutto la FBK che ha permesso proprio a questi ragazzi prima di tutto di vivere un'esperienza qui a Trento, proprio dove è la sede della Fondazione Bruno Kessler, di fare un'esperienza di uno stage durante l'estate e di vincere questo premio meraviglioso presso il centro CERN di Ginevra. Come li ha percepiti i ragazzi? Che cosa hanno... I ragazzi erano frizzanti, se possiamo dire, veramente bravissimi, molto svegli, volevano conoscere, sapere, erano molto coinvolti, molto intelligenti e addirittura uno di loro vorrebbe fare anche nel futuro il ricercatore al CERN. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesca Saltori, vengo dalla scuola Marie Curie di Pergine. Ho fatto lo stage quest'estate alla Fondazione Bruno Kessler e sono stata tra i vincitori del premio della Maratona FBK Junior per un viaggio al CERN di Ginevra. E il viaggio si è svolto settimana scorsa e siamo stati 2 giorni a Ginevra al CERN. È stata un'esperienza unica perché eravamo insomma, in 14 ragazzi che abbiamo imparato a conoscerci durante questo viaggio. Abbiamo imparato moltissime cose anche di questo luogo fantastico dove ci sono sempre scoperte nuove e sempre più cose da conoscere riguardo al nostro universo, alla fisica e alle particelle. Abbiamo potuto avere l'occasione di conoscere molti ricercatori che lavorano lì, che ci hanno raccontato della loro esperienza, della loro attività di ricerca, ed è stata un'esperienza meravigliosa. Allora Francesco, sei tra i vincitori di FBK Junior 2016. Com'è stata l'esperienza al CERN di Ginevra? Beh, allora, come vincitore di quella maratona, assieme agli altri, siamo andati per 2 giorni a Ginevra. Cioè, la professoressa Michela Vettori ha organizzato questo viaggio, ci ha dato la possibilità di visitare il CERN, fare una visita molto particolare, perché abbiamo avuto addirittura la possibilità di scendere e di vedere dal vivo un esperimento. Questa esperienza è stata davvero, davvero per me molto emozionante, perché vedere un centro di ricerca di questa grandezza dal vivo ha davvero dato idea di quanto sia importante la ricerca e di quante cose ancora si possono scoprire.